nella decisiva gara di ritorno di giovedì a Salò, inizio ore 20:30 delle Monache. Ci sarà, c'è il placet della federazione, il ragazzo si aggregherà alla nazionale under 17 subito dopo la trasferta in terra lombarda. Venerdì mattina gli azzurrini del CT Corradi si trasferiranno in Israele per disputare la fase finale del campionato europeo under 17. Prima però c'è la sfida chiave sul campo della Feralpi Salò per la qualificazione ai quarti, un solo risultato a disposizione dei biancazzurri, ovvero la vittoria al 90esimo. Niente supplementari, squalificati Poppetti e De Risio, altresì fuori per infortunio Frascatore e Drudi, probabile l'impiego di Giambo e Pontisso nel cuore del reparto nevralgico, con Memuscia in posizione più avanzata allo scopo di schermare Federico Carraro, fulcro della manovra bresciana, una sorta di 4-2-3-1. Zappella, risultato nel match di andata il migliore al pari di Cerdigoi, dovrebbe essere confermato nel ruolo di terzino di spinta. Al momento poco concreta la possibilità che il laterale di proprietà dell'Empoli venga utilizzato da mezzala. In attacco scontato l'impiego appunto di Cerdigoi, il cui ingresso domenica scorsa ha di fatto cambiato la partita, dando la scossa ai biancazzurri. Zauri spera di riavere a disposizione anche Eugenio D'Ursi, espulso col Gubbio e squalificato per 2 giornate, di cui una già scontata. Il ricorso presentato dal club sarà esaminato domani mattina dalla Corte Sportiva d'Appello, così il legale del Delfino, Flavia Tortorella. È la nostra perplessità, ma il giudice sportivo ha deciso in base al referto dell'arbitro? No, assolutamente. Nella refertazione di gara non c'è assolutamente alcun addebito al calciatore, è frutto esclusivamente di un rapporto dei collaboratori della Procura federale. Questa è un'anomalia, nel senso che il giudice sportivo ha sentenziato in base al referto della Procura federale. Esatto, un'anomalia è il fatto che il giudice sportivo abbia valorizzato la refertazione della Procura federale come se fosse la refertazione del direttore di gara. Oramai il collegio di garanzia si è pronunciato sull'argomento affermando che c'è una gerarchia delle fonti di prova e sicuramente i rapporti della Procura federale non hanno la stessa valenza di una refertazione di gara. Non solo, è che l'episodio si è verificato ancora nel recinto di gioco, per cui a nostro avviso l'unico che poteva sottolineare e quindi refertare l'accaduto era il direttore di gara. Nel momento in cui il direttore di gara non ha refertato la condotta, e doveva essere un altro il percorso della rilevazione dell'illecito, cioè quella di un procedimento disciplinare tout court, ma non una sanzione da gara, da giudice sportivo. D'Ursi è stato fermato per 2 giornate, allora una gara effettiva di squalifica per doppia ammonizione e una gara effettiva di squalifica per avere pronunciato un'espressione blasfema dopo essere stato espulso mentre si avvicinava al tunnel d'ingresso agli spogliatoi. Ma davvero ha pronunciato un'espressione blasfema D'Ursi? Noi riteniamo di no, abbiamo ascoltato il video più volte e riteniamo che quella espressa dal giocatore non possa essere sussunta nelle espressioni blasfeme. Tuttavia l'argomento principale è il fatto che non si possa qualificare la refertazione della procura come se fosse un referto di gara, perché non lo è, perché il codice ci dice che non lo è.